Sono stati 4 giorni molto intensi ma ricchi di soddisfazione. Presso lo stand FBK abbiamo ospitato molti gruppi di ricerca qui della Fondazione che hanno discusso con i cittadini quello che succede dietro le quinte, quello che facciamo in collina che porta poi alla realizzazione delle soluzioni, delle app che i cittadini usano quotidianamente. Abbiamo anche organizzato 2 iniziative che hanno avuto molto successo. La prima, Climb, che ha coinvolto i cittadini partecipanti al festival, alla Smart City Week, in un itinerario virtuale da Trento a Wuxi, una città, una Smart City cinese. Sono più di 10.000 chilometri e noi abbiamo sommato tutti i chilometri sostenibili che hanno fatto i cittadini nel contesto della Smart City Week. Beh, ce l'abbiamo fatta, i cittadini ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo e a raggiungere Wuxi, a passare questo testimone di mobilità sostenibile a questa Smart City nostra amica. L'altra iniziativa molto interessante è quella della Tag Cloud. Abbiamo registrato gli interventi degli esperti, ma anche, abbiamo chiesto anche ai cittadini cosa pensano della Smart City Week, e attraverso questi dialoghi che abbiamo avuto abbiamo estratto una serie di concetti che ci permetteranno ora di capire se esperti, amministratori e cittadini vedono la Smart City nello stesso modo o se ancora considerano questo oggetto da punti di vista diversi.